Buongiorno, in questa lezione parleremo di uno dei personaggi più importanti per la storia della matematica, in questo caso, di tutta l'Europa occidentale. Uno dei personaggi veramente dal quale non si può prescindere, diremmo noi l'uomo della svolta all'interno della matematica, svolta che per onor del vero avvenne molto progressivamente. Però appunto sicuramente senza questo personaggio, beh, forse ci sarebbe stato qualcun altro che avrebbe fatto quello che lui ha fatto, ma sicuramente diciamo, siccome lo ha fatto lui, beh, è a lui che dobbiamo veramente il cambiamento della nostra matematica in Occidente. Ora vi dico il nome, forse qualcuno l'ha già individuato, ma andiamo per gradi. Siamo appunto nel Medioevo. Ci fu nel Medioevo in effetti uno studio estremamente significativo intorno ai problemi della matematica, soprattutto quando erano, diciamo, ritornate nell'Occidente le opere di Euclide e quant'altro. Abbiamo visto nella lezione dedicata ai traduttori che progressivamente si riaffacciano, per così dire, gli studi di matematica dell'antichità e come dire, i diversi personaggi iniziano a ricimentarsi su quei problemi. E in particolar modo questo accadrà appunto nei grandi centri universitari di Oxford, Parigi, Vienna, e qui abbiamo rimesso questa immagine dove si mostra un'altra volta lo sviluppo degli studi geometrici e matematici. Però oltre a questi, diciamo, pensatori teoretici, se così si vuol dire, cioè appunto persone che si occupavano di matematica teorica, abbiamo visto per esempio nella scuola di Oxford Grossa Testa, Ruggero Bacone, scusate, ho detto scuola, e quindi, come dire, abbiamo visto questi personaggi interessanti. Beh, però c'è anche un'altra serie di personaggi, di cui appunto questo è il rappresentante più significativo, che per così dire non stavano nelle gerarchie ecclesiastiche, nelle scuole di matematica e nelle università, ma in realtà si occupavano di matematica perché facevano, diremmo noi, i commercianti. E quindi in un certo senso si occupavano, diremmo noi oggi, di matematica applicata, e contribuirono questi personaggi che si occupavano di commercio proprio a introdurre elementi importantissimi della matematica che erano non presenti in Europa, e in realtà non c'erano neanche ai tempi dei greci. E il più importante di questi matematici, diremmo noi, commercianti, matematici applicati, era stato appunto Leonardo Pisano. Leonardo Pisano, poi detto Fibonacci, perché appunto figlio di Bonacci. Leonardo Pisano, vedete, 1170-1240, quindi in quanto alla vita potremmo dire che, per onore del vero, anche se noi l'abbiamo trattato in un secondo momento, però potremmo dire contemporaneo di Bonaventura, di Alberto Magno e Tommaso d'Aquino. È il primo europeo degno di essere ricordato nel campo dei matematici applicati, perché ha fatto una cosa grandiosa, cioè ha importato nel panorama dell'Europa occidentale la numerazione indo-arabica, anzi diciamo indiana, che però ovviamente lui acquisì tramite gli arabi. Perché fino a Fibonacci gli unici numeri che esistevano erano i numeri romani greco-romani, e quindi ovviamente avevano tutta una serie di limitazioni. Intanto, come voi sapete, hanno un numero di, diremmo noi, di simboli limitati. Poi, per esempio, col numero romano non è possibile fare l'operazione in colonna, perché quando io faccio l'operazione in colonna, normalmente io metto unità,
decine, centinaia, bla bla bla, e via così dicendo. E sopra il numero più grande, sotto quello piccino, e via via vado a scalare, partendo appunto dalla mia destra verso sinistra. Ma questo non posso farlo quando ho a che fare con un numero romano, perché io metto in cima un numero romano e sotto un altro, ma cosa sottraggo? Tenendo presente che le unità possono stare a destra oppure a sinistra, certo, ci sono delle regole, come voi sapete, per esempio nel numero romano la stanghettina, cioè l'unità, a seconda che sia a destra o a sinistra, si somma o si sottrae alla cifra che sta nel mezzo. Ma questo ovviamente, come dire, non rende assolutamente facile il calcolo e la, diremmo noi, la possibilità di sviluppo, per esempio, delle equazioni. Immaginatevi, oggi a noi sembra tutto scontato, però immaginatevi una equazione o un'espressione numerica scritta, soprattutto un'espressione numerica, scritta per esempio con i numeri romani. È una cosa che non si può vedere, diremmo noi, qualche cosa di estremamente, come dire, complesso anche da percepire con i nostri occhi, il che da un certo punto di vista ci dice quanto fossero stati bravi i greci e i romani nel momento in cui utilizzavano queste cifre, perché noi ovviamente getteremo immediatamente la spugna. Però chiaramente per andare avanti c'era effettivamente il bisogno di un sistema di numerazione più snello, più semplice, che permetteva di fare delle operazioni in modo più, diremmo noi, economico da questo punto di vista. E tutto questo appunto lo dobbiamo proprio a Leonardo Pisano. Leonardo Pisano nacque probabilmente a Pisa intorno al 1170 e in questo periodo appunto Pisa era, diremmo noi, la repubblica marinara più forte, perché aveva sconfitto Amalfi nel 1135, quindi come dire, era quella che in un certo senso garantiva il maggior commercio e la maggior possibilità per questi, diremmo noi, commercianti anche di fare viaggi e scambiare merci e anche cultura con il resto del mondo e ovviamente col mondo arabo. Avevamo detto che comunque gli scambi commerciali con gli arabi c'erano perché c'erano anche le crociate, insomma alla fine in realtà queste due culture si scambiarono parecchio. Non ci scopisce infatti scoprire che il padre di Fibonacci, Guglielmo Bonacci, fosse appunto un importante mercante pisano, il quale lavorava presso la dogana della città algerina di Bugia. Oggi ha il nome, lo trovate, Bejala, io non so se l'ho pronunciato bene, comunque vediamo. Fu proprio grazie al lavoro del padre che Fibonacci, che di fatto venne educato in Africa, già giovanissimo aveva viaggiato a lungo sia in Europa che in Asia minore, quindi aveva potuto, diciamo, apprendere tante conoscenze dalle diverse culture nelle quali si era trovato a vivere. E per giunta il padre, appunto, affinché il figlio si trovasse meglio preparato nell'attività commerciale, gli fece frequentare la scuola di conto presso un maestro musulmano. Ed è proprio questo maestro musulmano che gli insegnò l'aritmetica araba, utile alla tenuta dei bilanci e dei registri commerciali. Vi ricorderete che abbiamo studiato il grande matematico arabo, e qui eccola, e questa è l'immagine appunto della scuola di conto arabo. Probabilmente non è quella dove studiò Fibonacci, però era appunto una di queste. L'esito di questi studi andò molto più in là di quello che il padre ovviamente si aspettava. Al padre gli bastava che Leonardo imparasse, diciamo, a fare i conti commerciali, e invece appunto grazie a questi studi Leonardo divenne un personaggio famosissimo negli ambienti più colti d'Europa.
venne addirittura, diremmo noi, coinvolto da Federico II di Svevia, proprio perché alla corte di Palermo, proprio per discutere le sottili questioni economiche e in generale di matematica. Vi ricorderete che Federico II di Svevia era stato in un certo senso anche un po' un mecenate di questi grandi personaggi del Medioevo. E qui abbiamo proprio messo questa immagine dove abbiamo questi scambi tra Federico di Svevia e il nostro Leonardo Pisano. Questo è un fumetto, adesso qui non lo andiamo a leggere e a vedere tutto, però insomma. Riassume un po' la storia di Fibonacci e che appunto viene fatto avviato allo studio della matematica dal padre per fare i conti e poi alla fine però Bonacci addirittura arriva a servire l'imperatore Federico II di Svevia. In particolare, i numeri introdotti da Fibonacci furono usati nella computistica commerciale. E in pochi decenni le quattro operazioni, che erano, diciamo, qualche cosa che fino a quel momento dominio di pochi, di pochissimi, beh, diventarono in realtà, come dire, qualche cosa di molto più comune. Ecco. Si cercò Così per caso un vasto gruppo si creò, scusate, così per caso un vasto gruppo di persone capace di comprendere e apprezzare la matematica. E il risultato immediato di questa nuova situazione fu proprio l'algebra simbolica. Vennero, per esempio, a questo punto trattati in modo molto diverso il più e il meno, che in origine venivano semplicemente utilizzati per contrassegnare le cifre in più e in meno sui pesi. Qui abbiamo l'immagine dell'evoluzione dei numeri, vedete, numeri indiani del 300 avanti Cristo, sono i nostri numeri da 1 a 9, è chiaro, numeri indiani del 500 dopo Cristo, numeri arabi occidentali, 950 circa, già vedete sono molto simili ai nostri, numeri arabi orientali, 800 circa, poi apici europei del 1000, numeri europei del 1500 e poi la nostra numerazione. Qui si vede proprio questa evoluzione, l'evoluzione dei numeri, appunto dei numeri che noi oggi adoperiamo. Come vedete, sono estremamente differenti dai numeri romani. Tra le opere più famose di Leonardo Pisano c'è il Liber Abaci, che è un prezioso manuale di aritmetica mercantile scritto nel 1202, il Liber Quadratorum, in cui si occupa di algebra, e la Pratica Geometrica del 1220, in cui invece vengono risolte diverse questioni geometriche sulla base degli elementi di Euclide, che Fibonacci mostrò di conoscere perfettamente. Tra le altre cose dimostrò, per esempio, che le radici di espressioni come x alla terza più 2x alla seconda più 10x uguale 20 non sono tracciabili con riga e compasso. E qui infatti abbiamo proprio la grafica di questa espressione e chiaramente questo non lo possiamo tracciare con riga e con compasso. E questo che cosa voleva dire? Beh, voleva dire una cosa che in realtà i greci la sapevano già, ma evidentemente in Europa, come dire, si era ancora un po' indietro nello studio di queste cose, voleva dire che appunto la matematica doveva contenere, l'algebra doveva contenere molto di più di quello che Euclide aveva scritto, aveva preso in considerazione negli elementi. E appunto a questa cosa noi ovviamente la sappiamo, l'abbiamo già vista parlando di Euclide e di Apollonio. Nei suoi libri non solo si accontentò di ripetere ciò che aveva imparato,
ma tentò sempre di aggiungere qualcosa di personale, quindi possiamo dire che Leonardo Pisano non fu solo un compilatore, ma anche un elaboratore, sia delle teorie di Euclide e ovviamente quelle degli arabi in modo particolare. E veniamo a Liber Abaci. Il Liber Abaci, quest'opera, è un trattato in lingua latina, il cui titolo dovrebbe significare letteralmente il libro dell'abaco, e sfogliando l'abaco ovviamente ci si rende conto che non si parla dell'abaco come noi lo intendiamo. I numeri in Europa erano scritti secondo la numerazione romana e i calcoli venivano eseguiti tramite l'uso di tavolette. Queste tavolette erano dette abacus. Oggi noi per abaco intendiamo più o meno questa cosa qui. Però il concetto appunto del fare i conti da parte dei romani era più o meno simile a questa abaco qua. Cioè, semplicemente qui avevamo delle unità e qui raddoppiavamo le unità. Questo forse in casa qualcheduno ce l'ha. I romani non avevano questo strumento. I romani semplicemente per fare i calcoli cosa facevano? Prendevano un bastoncino in terra, segnavano delle caselle e poi per fare il calcolo mettevano proprio dei calcoli. Già, perché cosa vuol dire calcolo? Beh, calcolo è effettivamente il calcolo, quando ti viene un calcolo. Il calcolo è effettivamente una pietruzza calcarea, diremmo noi, una pietrina, un sassolino. Questo è il calcolo. Ecco, cioè, e quindi perché calcolare? Calcolare perché questi sassolini venivano messi sopra quanti sassolini si aveva, a seconda che fossero sassolini che indicavano unità, decine e quant'altro, e sotto venivano messi i sassolini che dovevano essere sottratti. E poi si otteneva la soluzione. Questo era l'unico modo di fare, diciamo, le operazioni in modo, diremmo noi, pragmatico, dal punto di vista proprio del commercio. Così facevano i commercianti. E proprio da questa idea dei sassolini, dei calcoli, poi è rimasta in uso la parola calcolare. E questo appunto è un abaco, in realtà non fatto di sassolini, che però in un certo senso rimanda a quel modo che i romani avevano di compiere i loro calcoli. In tutto ciò ovviamente l'intento di Fibonacci qual era? Era quello di insegnare non solo un nuovo modo per scrivere i numeri, i cosiddetti numeri arabi, ma anche un nuovo metodo per eseguire i calcoli, appunto i calcoli in colonna. Il Liber Abaci si apre proprio con l'idea quasi moderna che aritmetica e geometria siano connesse fra loro, che si rafforzino l'una con l'altra. In quest'opera Leonardo Pesano si concentra più che altro sui numeri che sulla geometria, però questo legame viene comunque sottolineato. Il libro descrive dapprima le 9 figure indiane, ossia i numeri da 1 a 9, insieme al segno zero. Attenzione, anche questo dello zero è una cosa importantissima. Perché? Ma perché lo zero non esisteva ai tempi dei greci e dei romani. Se voi prendete il vocabolario di latino e cercate la traduzione di zero, no? Il vocabolario di latino, ci andiamo a vedere i latini come chiamavano zero. Beh, non lo troverete. Potete trovare nihil, ma nihil non è zero. Nihil è niente. Niente non è zero. Zero è una cosa ben precisa in matematica, è tutt'altro che niente. E non ce l'avevano. E anche questo vi fa comprendere e ci fa capire che limiti ad essere la matematica con le cifre greche romane. Invece gli arabi e gli indiani avevano lo zero. E interessante fu proprio che Leonardo ad attribuire il nome zero appunto allo zero e lo scelse in modo un po' così quasi romantico, perché lo chiamò zero facendo riferimento a Zephyrum, cioè il nome del dio romano del vento, di un venticello sottile, di un venticello labile, appunto lo zero, un venticello è poco, ma non è il niente, non è il nil. E ovviamente, probabilmente anche perché questo zero, Zephyrum, era poi assonante al nome arabo Sirius. Qui abbiamo messo lo Zephyrum.
Quindi lo zero, che è fondamentale, se ci pensate, nella numerazione posizionale. Posizionale vuol dire che la cifra che sta a destra è l'unità, e in base alla posizione io so benissimo che 0 e 1 equivale a 1, perché sono 0 decine e 1 unità, ma se io le inverto è ben diverso, perché ho 0 unità e 1 decina. È ben diverso avere 10 o avere 1. Il liberale ci prosegue illustrando i risultati di calcolo per le addizioni e le moltiplicazioni ad una cifra e per quelle con le decine. E prosegue con cose che a noi possono sembrare facili: 2 et 2 fiunt 4, 2 e 2 fan 4, oppure 2 più 2 fa 4, e poi prosegue con 2 et 3 fiunt 5 e via discorrendo. E così anche per la moltiplicazione. E tutto questo può sembrare strano per un grande matematico che si proponeva di insegnare cose che noi abbiamo imparato alla scuola elementare, ma è proprio questo a rendere il lavoro di Fibonacci così importante, perché trattava in modo semplice le operazioni dei numeri, e questo ne permise una certa diffusione, perché tutto ciò ovviamente, e dovete immaginare, che si scontrava con la tradizione. E quindi non è che, come dire, quando Fibonacci introduce il nuovo sistema di numerazione attraverso il suo libro, tutti furono contenti. Ci fu uno scontro tra appunto abacisti e algebristi, e quindi diremmo noi che fu per un certo periodo questi sistemi, il vecchio sistema che risaliva appunto alla numerazione greco-romana, si scontrò col nuovo introdotto da Fibonacci, e ci volle parecchio tempo perché quello appunto di Fibonacci poi si affermasse come unico sistema all'interno del mondo dell'Europa occidentale. Bene, ci fermiamo un secondo prima di parlare ancora di Fibonacci per un problema estremamente interessante e significativo trattato da questo autore. Grazie, a tra poco. Eccoci di nuovo qui per la seconda parte della lezione su Fibonacci, Leonardo Pisano. Abbiamo diviso questa lezione soltanto per, come dire, alleggerire la visione. In realtà Leonardo Pisano e Fibonacci oggi, forse più che per l'introduzione dei numeri arabi che spesso non ricordiamo appunto avere origine da questo autore, è ricordato per un problema da lui studiato, che porta con sé come conseguenza la formulazione di una serie numerica, la serie di Fibonacci. E questo è qualcosa di estremamente affascinante, è qualcosa che in un certo senso, per così dire, sembra riportarci alle origini della matematica, cioè al pensiero pitagorico, al fatto che tutto sia numero, che la matematica sia la struttura profonda della realtà. E vediamo che cosa scoprì Fibonacci, e che cos'è questa sequenza di Fibonacci. Nella sua opera, dove aver esposto le regole per la numerazione, per il calcolo e per l'uso delle frazioni, Fibonacci si dedica alla soluzione di alcuni problemi. Se gran parte del Liberadaci è di lettura molto noiosa, alcuni problemi sono in realtà così vivaci da essere ripresi da autori posteriori. Fra questi problemi c'è il problema che, diciamo, ha maggiormente
permesso la diffusione della fama di Fibonacci. Ed è il cosiddetto problema dei conigli. Ecco qua, qui mettiamo questa coppia di piccoli e graziosi coniglietti e vediamo qual è il problema che sorge riflettendo su questi coniglietti. Dice Fibonacci, quante coppie di conigli possono essere prodotte in un anno a partire da una prima coppia, quella che abbiamo visto, se si suppone che ogni mese una coppia genera una nuova coppia che dal secondo mese in avanti diventerà essa stessa produttiva. Vediamo l'analisi di questo problema. All'inizio abbiamo una coppia di conigli, quelli che abbiamo visto sopra, la coppia A. Dopo un mese abbiamo ancora una sola coppia di conigli, perché? Ma perché i conigli ci mettono un mese appunto a diventare riproduttivi. A partire poi dal secondo mese abbiamo una seconda coppia. Quindi, dopo un mese, ossia a due mesi dall'inizio, nasce la seconda coppia di conigli, la coppia B. E avremo così due coppie di conigli a questo punto, la prima e la seconda. Dopo ancora un altro mese avremo tre coppie di conigli. Perché? Perché la prima coppia sarà in grado di generare ancora altri due conigli. Invece la seconda ancora no, perché chiaramente dovrà attendere un mese. Ecco qua la grafica di come si evolve questo problema. La prima coppia che dopo un mese è in grado di generare la seconda coppia. La seconda coppia dovrà attendere un mese prima di generare la terza coppia e così via. Se proviamo a rifletterci su, ci accorgiamo di star costruendo una successione di numeri naturali. Questa successione corrisponde a un algoritmo ben preciso ed è appunto nota come successione di Fibonacci. Perché invece di stabilire quanto vale il primo numero e ricavare tutti gli altri dalla regola, bisogna stabilire il valore dei primi due numeri della successione. Proviamo a vedere come funziona. Osserviamo i primi tre numeri della successione 1, 1, 2. Come possiamo osservare, 2 è la somma degli altri due, 1 più 1 uguale 2. E se ci focalizzassimo solo su un'altra tripletta di numeri, deriverebbe dalla successione di Fibonacci e ci accorgeremmo che la situazione si ripete nuovamente. Proviamo a vedere in grafica che cosa otteniamo come serie di Fibonacci. 1, 1. 1, 1. Vi ricordate i conigli? Una coppia di conigli. 1, 1, 2. 2, 1, 3. 1, 3, 1, 5. 3, 4, 1, 8, ed ecco generato di qua la sequenza. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, e vedete che è sempre la somma. 1, 1, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 5, 5, 3, 8, 8, 5, 13, 13, 8, 21, 21, 13, 34, 50, 34, 21, 55, 55, 34, 89 e così via. E questa è appunto la sequenza di Fibonacci. La successione di Fibonacci è intimamente connessa con una cosa che gli antichi avevano studiato e che aveva affascinato la matematica fin da Archimede, Euclide, cioè la sezione aurea. Poiché, e questo l'abbiamo visto prima, lo rivedremo ancora in modo più specifico, questa è la sezione aurea,
poiché il rapporto tra i due numeri di Fibonacci consecutivi tende sempre ad approssimarla al meglio. Si tratta di un numero irrazionale, quello che viene fuori, 1,6 e via. La sezione aurea, o rapporto aureo, dà vita a una spirale aurea. Eccola qua. E vedete che qui abbiamo proprio la sequenza di Fibonacci. 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 e via. E questo è appunto frutto di un rapporto ben preciso che era stato studiato nel mondo antico. È considerata questa spirale aurea l'anello di congiunzione tra la natura e la matematica. Ecco perché vi dicevo, si ritorna un po' alle origini, un po' all'idea dei pitagorici. Essa emerge infatti nella disposizione, per esempio, dei petali dei fiori. Pensate un po' voi, i fiori hanno, come dire, la capacità di evolversi in base alle sequenze di Fibonacci e proprio in base alla spirale aurea. Ma anche in quelle delle foglie e degli alberi. Come vedete anche qui abbiamo, qui ci si vedono anche proprio i numeri, il susseguirsi della serie di Fibonacci. E poi addirittura nelle conchiglie, ecco qua, e questa è una lumachina, quindi nelle conchiglie del mare, ma anche nel guscio della lumachina. Guardate se non è una sezione aurea che corrisponde proprio alle proporzioni di Fibonacci. E quindi, grazie a queste immagini, possiamo tranquillamente dire che questa elegante sequenza di numeri, evidenziata da Fibonacci, si ritrova effettivamente in natura. La sezione aurea sussiste anche nel rapporto tra la lunghezza del braccio e dell'avambraccio dell'uomo. Guardate, possiamo applicare questa cosa della sezione aurea anche al corpo umano e in tantissime sue proporzioni, ed è una realtà concreta. Quindi qui siamo addirittura oltre, diremmo noi, il suono dei martelli di Pitagora. Siamo veramente in una dimensione di, diremmo noi, di straordinaria manifestazione di quanto la natura sia matematica. Beh, in conclusione possiamo ricordare che forse a causa della prematura scomparsa dell'imperatore Federico II e della conseguente sparizione dell'ambiente vivo e spregiudicato costruito alla corte di Palermo, gli studi di Fibonacci subirono un rallentamento e in generale anche nell'interesse rivolto verso di lui, in particolar modo nella penisola italica. Tuttavia non va dimenticato che sarà proprio l'assimilazione del suo pensiero a fornire gli strumenti fondamentali alla grande scuola degli algebristi italiani del XVI secolo. E tra gli algebristi che si ispireranno a lui, vedete qui abbiamo messo questa slide che riporta sia i grandi matematici tedeschi, ma riporta anche quelli italiani. In particolar modo, siamo ovviamente già qui nel Rinascimento, Gerolamo Cardano, Niccolò Tartaglia e Raffaele Bombelli. E abbiamo riportato Niccolò Tartaglia e Cardano, che sono sicuramente i due personaggi principali. Bene, abbiamo fatto questo focus molto breve sulla sequenza di Fibonacci, lo abbiamo staccato dal resto, di modo che così, come dire, qualcuno lo possa visionare anche in modo, diremmo noi, staccato da tutto il resto, nel caso avesse proprio questa curiosità di vedere i numeri di Fibonacci. Grazie e arrivederci.